In questa lezione vediamo le fotografie in bianco e nero di Josef Sudek e quindi ragioniamo soltanto in funzione della gestione della luce, della direzione della luce e degli effetti che dà su un'immagine. Qui abbiamo due immagini fotografate nel suo giardino, eccole qua, una e due, con fondamentalmente le stesse sedie, però due situazioni di luce completamente differenti. In questa immagine qui abbiamo un controluce, quindi fondamentalmente Sudek ha fotografato l'effetto della luce che passa attraverso l'acqua che sta innaffiando il giardino, quindi la diffusione delle particelle d'acqua che cadono sul giardino. Si vedono anche le goccioline, andando bene a vedere sulle sedie di metallo, ingrandisco ecco un po' l'immagine, eccole qua. E quindi un'immagine come questa, cosa fai? Tu vedi fondamentalmente l'effetto che fa la luce che passa attraverso una superficie, in questo caso l'acqua che sta cadendo sul giardino. L'immagine opposta, fatta sempre nello stesso posto, però con una illuminazione diffusa, con lo stesso giardino, le stesse sedie, dove però qui, la luce viene usata quando è diffusa, semplicemente perché è il sistema migliore per rendere la geometria delle sedie. Questa qui è un'immagine già anche complessa dal punto di vista compositivo, perché abbiamo due soggetti con delle linee geometriche molto definite e una gestione dello spazio, cioè del campo inquadrato, cioè il formato dell'immagine, dove abbiamo questa sedia qui più lontana che va a occupare l'area che sarebbe rimasta vuota se non avessimo appunto collocato, se Sudek non avesse appunto collocato questa sedia a riempire quest'area e a fare da peso, a controbilanciare il peso della poltrona qui a sinistra. Quindi qui viene utilizzata la luce morbida e uniforme per evidenziare le strutture del soggetto e per evidenziare lo stacco figura-sfondo, quindi figura bianca su sfondo scuro. Come fai? Cioè, che tipo di esposizione devi fare per fare un'immagine di questo tipo? Qua è difficilissima. Per fare un'immagine come questa? Questa Sì, qui? Sì. Ok? Sì, e devi fare, chiaramente devi lavorare con l'esposizione in manuale. L'esposizione che puoi fare sul controluce ce ne sono i due tipi. Se vuoi rendere più evidenti i dettagli dei soggetti, come in questo caso, vai a fare un'esposizione per la zona in ombra. Chiaramente qui, se avessi fatto l'esposizione, ad esempio, per questa sfera che è molto scura, avresti avuto un'immagine molto sovraesposta. Diciamo che in un'immagine come questa puoi andare a fare l'esposizione per la parte del prato o vai a fare un'esposizione sempre in manuale, misurando l'esposizione sul palmo della tua mano, che può essere all'incirca la luminosità che hanno le parti della sedia in ombra, eccole qui, e poi devi mettere però il tutto su uno sfondo scuro, perché poi deve essere appunto lo sfondo che, essendo scuro, stacca il soggetto chiaro, perché chiaramente se io faccio un'esposizione per le zone in ombra, in questo caso, e poi il soggetto mi va in un controluce su uno sfondo chiaro, avrò un'immagine molto, molto sovraesposta, che non è detto che sia scorretta, perché dipende sempre dal tipo di soggetto e dipende soprattutto dal tipo di sensazione che vuoi dare tu attraverso la creazione della tua immagine. Cioè, voglio dire, qui fai un'esposizione sul bianco per avere l'erba bella scura, perché se avessi fatto l'esposizione sull'erba avrei avuto un'immagine molto più chiara. E in questo caso, chiaramente, usi sempre l'esposizione manuale, perché ci sono dei grossi contrasti di luminosità tra il soggetto e lo sfondo. Se usassi l'esposizione automatica, la macchina farebbe magari una media e quindi non E avresti. rimane fissata. Esatto, rimane tutto quanto, potrebbe rimanere tutto quanto più piatto, oppure no, purtroppo un'esposizione automatica non lo puoi sapere fino a quando non hai visto il risultato. Quest'altra immagine invece abbiamo un controluce molto forte,
anche qui luce radente, come in tutte le immagini di Sud, con molte delle sue immagini, proprio perché la luce radente va a costruire e a definire le superfici, come ad esempio il selciato di questa piazza, e poi passando attraverso delle zone di materiale trasparente come i vetri, qua in alto, va a creare zone di differente luminosità. La luce radente poi va anche a delineare le forme degli oggetti. È quello che abbiamo visto nella lezione sul colore di Haas, dove lui invece usava la luce radente per creare il nero come un'immagine di questo tipo attorno al soggetto, ma soprattutto il soggetto non era in controluce, ma veniva illuminato di taglio e quindi i colori del soggetto venivano esaltati. In queste fotografie qui di Sudek non si ragiona in colore perché tutta l'attenzione è portata soltanto sulla luce, come nel caso di questo selciato, o nelle superfici che attraversa, come nel caso di questo vetro, o ancora come nel caso della foto della Cattedrale di Praga, la luce che attraversa le finestre e va a definire questi raggi che danno forza, alla nostra immagine.